che matrimonio è o che cerimonia è o che festa è se non ci sono i confetti. Qui siamo a casa, confettate ovunque, piccoli grandi allestimenti bellissimi per quelli che sono i grandi ruoli tradizionali e non di Confetteria del Corso a Sulmona. Roberto Baboro ci racconta la storia del confetto velocemente. Per la passione nel matrimonio. Ci vorrebbe per raccontare la storia del confetto, ci vorrebbe una mezz'ora abbondante. Comunque il confetto nasce a Sulmona, fine 1200, inizi 1300, era inventato questa suora che stava nel convento Santa Chiara, ha inventato questo famoso confetto. Il confetto prima in realtà era fatto solamente ricoperto di miele, quindi una mandorla pelata ricoperto di miele. Tutta questa è la storia praticamente. Poi negli anni è nato questo famoso confetto, noi chiamiamo il ciocomandolo, quindi una mandorla tostata ricoperto di cioccolato fondente bianco al latte, vengono aromatizzate con delle bagne. Queste sono le nostre famose ricette che abbiamo e siamo famosi in tutto il mondo e esportiamo in tutto il mondo questi famosi confetti di Sulmona. Infatti oggi siamo abituati a vedere delle confettate anche molto teatrali, bellissime, coloratissime e gustosissime. Ovviamente il confetto ha una valenza simbolica importante, le decorazioni, si fanno i fiori con i confetti che non sono destinati a essere mangiati, sarebbe un peccato rovinarli, però sì. Scegliere un buon confetto e lasciare una bella impronta al proprio matrimonio, alla propria festa. Sì, in effetti le confettate adesso che vanno alla maggiore vengono presentate e degustate alla fine della cerimonia per un bellissimo ricordo per gli sposi. Quindi qui vi aspettano tante persone da incontrare e ricordiamo dove siete a Sulmona di preciso. Allora, Sulmona, Corso Video 183-185, di fronte all'acquedotto Romano, detto il Vaschione. Qui siete per festeggiare i 25 anni di Abruzzo Sposi in un museo storico, storico come la vostra città. Bella iniziativa, vero? Sì, molto, molto, molto e molto bella come struttura. Speriamo che arrivino molta gente. Siamo sicuri. Grazie mille, buon lavoro. Grazie.